Ciao dolci unicorni! In questi giorni sono stata in giro per i vari supermercati alla ricerca di nuove calze della Befana. Sono stata al Conad e sono stata colpita da queste due calze giganti della Befana, ovvero questa qui di Barbie. Mi ha colpita subito perché mi piace il fatto che lei sia tipo una cuoca, una pasticcera. E poi già di fuori si legge che una Barbie all'interno ci sta, ci dovrebbe essere. Quindi io così già sono super contenta. Ho toccato, in effetti ci dovrebbe essere la Barbie, c'è la confezione e già adoro. E poi sono stata stracolpita da questa calza qui, delle principesse della Hasbro, penso perché c'è scritto Hasbro. Ho toccato anche questa e incrociate le dita perché fuori non c'è scritto niente, c'è scritto soltanto contiene assortimento di prodotti tra le linee Hasbro Disney Princess, quindi un'incognita totale, ma va bene così. Però io già tocco e spero ci sia una Barbie anche qui, c'è una Barbie, una principessa. Perché dico questo? Perché nel precedente video dove ho spacchettato i calzettoni giganti delle LOL Surprise e delle Nanana Surprise, sono rimasta un po' delusa per quanto riguarda quello delle LOL Surprise e ho notato anche tantissime di voi e anch'io, cioè no, mettetela una piccola Lille, un Pets piccolo, cioè cambiatele questi calzettoni, fate trovare qualcosa di interessante, non soltanto parole orecchie e cose varie. In quella delle Nana Surprise mi è piaciuta di più perché comunque sì, anche lì non c'era la bambola, ma c'era quel diario fatto bene, mentre quello delle LOL era molto sbiadito e in più in quello delle LOL c'era scritto che fuori le sorprese dovevano essere delle remix, quindi le ultime, mentre all'interno non era così. Cioè, ragazzi, perché? 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 Ma comunque detto questo, punto tantissimo su queste due e speriamo bene. Iniziamo da quella di Barbie. Allora, Barbie qua c'è scritto: trovi sempre una Barbie, perfetto. Tre formine per biscotti, un mattarello, due stencil da cucina e un foglio di stickers. Perché questa calza di Barbie è dedicata al mondo della cucina, della pasticceria, dei dolci e quindi già questa qui mi interessa tantissimo. Ora, per aprire queste calze bisognerebbe avere quell'attrezzo che ti leva tutti i cosi, ma essendo che io non ce l'ho, io vado a tirare il mondo intero e a rompere tutto. Ok, vediamo come sarà questo calzettone. Fatemi sapere giù nei commenti quale calzettone avete scelto, avete preso o se già l'avete trovato sotto l'albero. Non si apre, raga. Quindi prendo il nostro amico Gennaro e vediamo di farci dare una mano almeno da lui, perché se no possiamo stare ok, ha fatto il suo dovere. Ok, apriamo un po', iniziamo ad uscire le cose. Cosa ho preso? Ah, ok. Sono gli stencil. Sì, gli stencil da cucina di Barbie. Sono veramente carinissimi. Guardate, c'è la sua testolina. E poi c'è la scritta Barbie. Questo qui lo potete utilizzare per fare anche nelle torte. Fate una base normalissima di torta. Quando andate a mettere lo zucchero a velo, lo andate a passare qua sopra e si fa tutto il disegno. Adorabile. Questo mi piace veramente tantissimo ed è utilissimo. Per me è super mega iper utile. Poi andiamo avanti. Cos'è? Oh no, vabbè, le formine per i biscotti, c'è l'unicorno. Cioè, ho detto tutto. C'è l'unicorno! No, vabbè, guardate che carino, è bellissimo. C'è l'unicorno, la farfalla, il cuoricino, che carini. E che i biscotti non li so fare, li so soltanto mangiare. È una qualità anche quella, però vorrei iniziare anche a fare qualche dolcino, magari con Andrea, non lo so, non lo so. Che carine, voglio vedere la qualità più che altro, ok. Non sono quelli rigidoni, ok? Però sono, cioè, sono formine, sono stampi. E quindi sono cose utili qua in questa calza. Mi piace un sacco. E sono questi qua così. Questo è l'unicorno, che secondo me è troppo carino. Cioè, l'unicorno. Poi c'è il cuore gigante, bellissimo. E la farfalla. Queste cose da trovare nelle calze sono veramente utilissime. Questi li adoro. Andiamo avanti. La Barbie, raga, ci sta una Barbie. Che carina con i capelli rossi! Adoro! È una Barbie! È una Barbie! È bellissima, ragazzi! Invece già un sacco! È bellissima! Ma guardate che bella! È stupenda! Allora, di recente io pensavo proprio che non avevo una bambola, una Barbie, o comunque una bambola in generale con i capelli rossi. Cioè, ragazzi, mi. Eccola, è bellissima ragazzi, l'adoro. Cioè, la adoro alla follia. Provo ad aprirla al volo e vediamo. Ma l'amo, cioè, così devono essere le calze. Assolutamente. Ok.
Che bella! No, è bellissimo, ragazzi. Mi piace anche che è molto chiara, le stanno benissimo. Cioè, il suo pallore le sta bene con i capelli. Bellissimo. Sì, ti sembra tipo sta volando. Oh, Jack, aiutami. No, è troppo carina. Mi piace, ragazzi. Tombola. Tombola. La calza delle Barbie mi sa che supera anche quella delle nane. È una surprise al momento per me. Andiamo avanti con l'ultima cosa. No, no, ci sono ancora altre cose. Il mattarellino. Allora, questo è il mattarellino. Ora, in teoria è piccolo, quindi lo lascerò intanto chiuso. Però non si sa mai. Cioè, non so se regalarlo o in teoria è pure duro. Cioè, è pure pesante. Quindi potrebbe anche essere ottimo per fare infatti i biscotti. Quindi me lo conservo. E quando farò i biscotti, vi farò le storie ovviamente su Instagram. E poi come ultima cosa, ci stanno gli stickers di Barbie che cucina. Eccoli qui, che carini. No, vabbè, raga. Ma che carina lei cuoca. Adoro, adoro. Questa calza secondo me è top. Top. Ora andiamo avanti con quella delle principesse. Non mi voglio gasare, cioè io tocco e sembra che ci sia una principessa, cioè una... però non voglio dirlo perché non vorrei che poi invece non c'è e io ci rimango. Ah, questa si apre così. È aperta già, ragazzi. Questa non so nulla. Ah, che bello, una cosa intelligente. Qui ci sta lo strappo. Bellissimo, ok. Cosa sto toccando? Cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Ah, ok, è un libricino. Ma è un libricino dove ci stanno delle cose interessanti? Sì, che carino. C'è un fumetto dedicato alle principesse Disney. Ma guardate Jasmine, ma che faccia fa? No, vabbè. E all'interno già ho adocchiato che c'è un fumetto. Adoro, che carino. Ok, ditemi che troverò una di queste. Vi prego, ma comunque vabbè. Non crediamo a queste cose, magari non la troverò. 3, 2, 1... Ho trovato Tiana della principessa il ranocchio. Ragazzi, io mi vado a comprare tutte queste calze se trovo veramente l'oro così. Perché costava 14 euro. Cioè, questa mi è costata 14 euro al Conad. E all'interno trovate ed è fatta nei minimi dettagli una principessa Disney. Cioè, ragazzi, questa è la calza. Cioè, è la calza della Befana. Ma guardate che è fatta bene Tiana. È bellissima. È fatta proprio nei minimi dettagli, ma anche la confezione. Ma non lo so, io è stupenda. Cioè, ragazzi, questa calza è top, top. Andiamo avanti, se no dico sempre top. Cosa c'è qua? Sì, vabbè, ho trovato Jasmine. Ma che carina! C'è una mini Jasmine Royal Clips. Penso che si possa intercambiare il vestito. Quindi si ci può togliere, si può rimettere, fare i vari look. No, adoro. Sì, e infatti, guardate. No, che carino! È adorabile. Cioè, ho trovato Tiana e Jasmine. Ma, cioè, raga, io ora devo informarmi se si trovano tutte le stesse principesse, tipo tutte le calze con Tiana, oppure se c'è la possibilità di trovare, che ne so, Ariel, Jasmine o Rapunzel, che è una che io adoro. E penso niente più. Però, con 14,99€, c'è una mini Jasmine, ovviamente tutte cose originali, perché sono della Hasbro, quindi non sono neanche quelli là che fanno, tipo, altre marche che fanno queste cose. Jasmine e Tiana, in tutto il suo splendore, che è bellissima. No, vabbè, io devo dire che sono molto soddisfatta di questo unboxing. Queste due calze sono di gran lunga superiori a quello delle Low Surprise e a quelle delle Nanana Surprise. Mi spiace dirlo, ma è così. Io sono sincera, le adoro. Cioè, queste due calze secondo me sono le più belle. Una Barbie e poi una principessa Disney. Adoro troppo. Fatemi sapere giù nei commenti qual è la vostra principessa Disney preferita e soprattutto quale di queste due calze vi è piaciuta di più. Io mando un grandissimo bacio, super mega iper puccioso, vi voglio bene e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao dolci unicorni, ciao, ciao.